Video spiegazione del finale di WandaVision e del futuro dell'MCU. Se sei nuovo ti invito ad iscriverti al canale e scrivermi nei commenti la tua teoria sul finale. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere ed iniziamo. Partiamo direttamente con la spiegazione delle due scene post-credit, le quali andranno sicuramente ad aprire due archi narrativi diversi, ma allo stesso tempo collegati tra loro. Dopo l'incontro tra Wanda e Monica e le scuse da parte della strega scarlatta, l'episodio si conclude con Wanda, la quale vola via da Westview verso la location la quale vedremo nella seconda scena post-credits. La prima scena si svolge nella location di fine episodio con Jimmy, il quale prende il momentaneo comando mentre Hayward viene giustamente arrestato. Monica viene richiamata all'interno del teatro nel quale ci viene mostrato il primo ed importantissimo colpo di scena. Uno Skrull rivela a Monica che è stata richiamata da qualcuno nello spazio e che serve il suo aiuto. Penso che Nick Fury sia colui che ha deciso di richiamarla, poiché, come visto alla fine di Far From Home, Nick Fury si trova attualmente nello spazio mentre Talos, l'altro Skrull, si trova sulla Terra. Inoltre nei fumetti lo Sword opera maggiormente nello spazio, perciò credo sia abbastanza plausibile vedere Monica e l'intera agenzia operare più nello spazio che sulla Terra. Dopodiché ci viene mostrata una seconda ed ultima scena che ha come protagonista Wanda, la quale molto probabilmente si trova sulle Wonder Gore Mountain, sempre stando ai fumetti. Vediamo una Wanda in possesso del Darkhold e come Doctor Strange possiede una sua seconda copia non fisica la quale sta studiando il suddetto libro. Questa scena potrebbe rivelarci in un futuro non troppo lontano Mephisto, ma per il momento ciò che sta accadendo è che Wanda sta usando i suoi poteri per leggere la profezia preannunciata e la magia contenuta in esso. E tutto ciò ci ricorda un po' Doctor Strange quando all'inizio del suo apprendimento creava una sua copia per studiare le varie magie. Inoltre, il pianto che sentiamo dei bambini potrebbe essere l'incipit per il film The Multiverse of Madness, sempre di Doctor Strange, poiché Wanda farà di tutto per salvarli e questo potrebbe dar vita ad enormi problemi in futuro. Per quanto riguarda le varie timeline future, ecco come a mio parere potrebbero svolgersi grazie ai futuri film e serie TV. Partendo dal primo Avengers, come ben sappiamo, Loki ha rubato il Tesseract e ha creato un'altra realtà nella quale sarà concentrata la sua serie, la quale uscirà l'11 giugno. Da Avengers si susseguono tutti i film della timeline originale fino ad Endgame, film dal quale cambierà tutto. Da un lato abbiamo WandaVision, mentre dall'altro Falcon and the Winter Soldier, i quali avvengono più o meno nello stesso periodo. Far From Home accade 8 mesi dopo Endgame, mentre No Way Home penso sia subito dopo la fine di Far From Home, come tutti ben sappiamo. WandaVision apre un nuovo arco narrativo, il quale vede Monica Rambeau come protagonista, la quale introdurrà a sua volta Miss Marvel ed entrambe culmineranno con l'uscita di Captain Marvel 2. Per ultimo troviamo Doctor Strange 2 e sia in No Way Home che appunto Doctor Strange 2 vedremo comparire Elizabeth Olsen. Ovviamente ci sono altri film quali Black Panther 2, The Eternals, Black Widow, Occhio di Falco e Secret Invasion e ovviamente molti altri in uscita in futuro. In ogni caso vi ringrazio per la visione, se siete nuovi vi invito ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, inoltre non esitate a scrivermi le vostre teorie sul finale di WandaVision e il futuro dell'MCU. Grazie ancora per la visione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!